E ora voltiamo pagina, andiamo in quel di Istrana dove la festa dell'agricoltura ha raggiunto la 41ª edizione. La festa dell'agricoltura di Istrana si riconferma come un punto fermo e un appuntamento imperdibile per tutta la provincia. Una festa che conta ben 41 edizioni e che, come sempre, valorizza il territorio e il suo settore primario. Noi lo sappiamo che ormai cultura e turismo vanno a braccetto con l'enogastronomia e quindi questi sono appuntamenti molto importanti e sono sempre molto partecipati. Questo grazie anche a una sinergia tra l'amministrazione comunale e poi tutte le ditte del territorio, un comitato fiera e tanti volontari che lavorano con passione. Importantissimi questi eventi perché sicuramente danno lustro a quella che è il bello della nostra agricoltura. Siamo, secondo me, nell'eccellenza non solo del Prosecco, ma di tantissime realtà che ci fanno conoscere non solo in Veneto, ma in tutta in Italia e ci fanno essere invidiati in Europa e nel mondo. Promozione enogastronomica e valorizzazione dei prodotti tipici locali, ma anche innovazione e nuove tendenze agricole. È questo il filone che ha condotto l'intera edizione, portando non solo gli addetti del settore, ma anche i singoli cittadini ad avvicinarsi ad argomenti interessanti per la collettività. Queste manifestazioni sono importanti perché vogliono dare visibilità, vogliono far conoscere i loro prodotti e vogliono valorizzare le piccole produzioni agricole. L'amministrazione è parte attiva, ci ha sempre creduto in questa manifestazione, finanzia questa manifestazione perché crediamo nei giovani in agricoltura. Un'edizione che lascia vivere e lascia parlare di sé. Siamo partiti col deflusso ecologico del Piave, dove siamo in timidezza per le nostre colture sul cosa ci rimarrà se l'Europa vuole calarci una legge che a noi sta stretta. Vogliamo dei nuovi impianti di irrigazione per dare un futuro all'agricoltura del nostro territorio e loro ci obbligano a dare più acqua al Piave per la sua vita. Noi siamo del parere che noi vogliamo coltivarla la terra e quindi senza acqua non si può coltivare. Abbiamo anche inoltrato nuove colture dal melograno alla canapa oppure anche al nocciolo che si può insediare nel nostro territorio, per poi completare con tutto il discorso del concorso Formaggi in Fattoria che sta dando il suo esplà all'ottava edizione.